Buongiorno e bentornati ai tutorial sui passi base della danza orientale. Oggi ne facciamo uno davvero basico che a me piace chiamare sole. È un grande cerchio che si esegue con i fianchi. Ve lo faccio prima vedere. Sembra un movimento molto facile da eseguire, in effetti lo è. La cosa difficile è mantenere la giusta postura e il mento centrale. Andiamo a scomporre il movimento. Piedi distanti un pochino di più rispetto ai vostri fianchi. Uno dei movimenti che si fa è una sorta di slide a destra e a sinistra, spostando il peso, cioè voi sentirete proprio che quando andate da una parte avete l'altro piede libero e viceversa, tutto mantenendo la schiena dritta e il perineo bene verso l'alto. Quindi un movimento a pendolo, destra e sinistra. L'altro è invece avanti e indietro. La cosa importante da fare quando siamo avanti è stringere leggermente i glutei, mantenere come sempre la schiena dritta, mentre quando andiamo indietro stringere leggermente gli addominali, quindi mantenere la postura in modo da non andare spanciate. Quindi andiamo avanti la vostra sinistra, dietro la vostra destra. 1, 2, 3 e 4, quindi sentite il vostro centro, il mento possibilmente centrale e attenzione a non spezzare questo movimento, nel senso che la schiena aiuta i fianchi, ma è un movimento comandato dai fianchi, quindi se noi andiamo con il sedere dietro abbiamo il busto avanti, viceversa, se noi andiamo a destra abbiamo il busto a sinistra e viceversa, quindi è tutto collegato. Dicevo, attenzione a non spezzarlo in questo modo. Così stiamo eseguendo un cerchio con il busto e non con i fianchi, che in questo caso sarebbero fermi. Invece, partono i fianchi, potete anche fare la prova all'inizio senza aiutarvi con il busto, quindi tenendolo centrale. E poi aumentare un po' di più. Sentite proprio che anche le spalle fanno il loro cerchio. Le spalle ovviamente nello stesso asso, eh? Quindi proviamo da una parte, 2, 3 e cambio. Un esercizio che fa benissimo, soprattutto alla fascia lombare della schiena. Ah, e sempre respirando. Sentite il peso che cambia dai talloni alle punte e dal piede destro al piede sinistro. Fatelo tutte le mattine quando vi svegliate, bellissimo. Ok, faccio una piccola sequenza inserendo il sole. Lo farò anche con spostamento nello spazio.